dovesse avvenire un blackout prolungato, molte delle attività a cui siamo abituati salterebbero. Abbiamo già visto nel video precedente quante cose ci è utile predisporre anche all'interno della nostra abitazione. Adesso diamo uno sguardo a come ci relazioniamo con l'esterno. Daremo solo piccoli cenni perché non possiamo fare una trattazione esaustiva così rapida, però cominciamo a vedere alcune informazioni. La prima è che il sistema bancario non ci consentirà l'utilizzo della nostra carta di credito, dei nostri bancomat. E non ci si consentirà l'accesso alla banca perché tutto è gestito a livello elettronico. Quindi, se non ci sono dei sistemi, dei gruppi di continuità che consentono di lavorare anche in assenza di energia elettrica, e per quanto ne so io, nelle normali filiali delle banche non ci sono, e non ci sono più i sistemi di sicurezza che consentivano di interagire anche in assenza di energia elettrica, con la clientela, quindi non ci sono più possibilità di accedere. Quindi qual è il consiglio? Tenere almeno qualcosa in contanti di piccolo taglio a disposizione. Anche perché i supermercati non funzioneranno, avranno sicuramente per un tempo limitato dei sistemi di alimentazione di emergenza, ma non è detto che consenta loro di agire per dei tempi prolungati. Quindi, dovesse esserci una situazione di emergenza, non abbiamo più il negozietto di casa che in relazione a una questione di fiducia ci permette con una piccola annotazione di quanto abbiamo speso e poi possiamo portare i soldi la settimana successiva. Al supermercato non potremo fare questo, quindi sarà bene avere delle scorte di qualcosa in casa che ci possano consentire, in caso di emergenza, di avere una certa autonomia. Una certa autonomia di quanti giorni? Dipende da voi. Ci sono persone che si fanno scorte ben consistenti, altri che si accontentano di avere il necessario per 24 ore. Cosa possono contenere queste scorte? Quello che solitamente siete abituati a mangiare, per cui possono esserci i cibi che vi sono graditi, ma cibi a lunga conservazione, quindi, visto che si parla di scorte che vengono tenute poi magari anche per dei mesi. Quindi il tenere qualcosa che potrebbe essere il latte a lunga conservazione, la scatoletta di tonno, la marmellata, delle gallette, dei biscotti, potrebbe essere delle verdure già conservate. Vedete voi che cosa sentite di voler conservare. La classica scatoletta di tonno o del fagiolo in scatola sono sicuramente cibi veloci che si possono mangiare anche a temperatura ambiente. Poi possono esserci cibi che sono veloci da cucinare. Ognuno deve fare una riflessione. Faremo un altro video proprio sulla riflettere su quali sono le cose che ci potrebbero essere utili e su quali situazioni ci possono subentrare delle difficoltà a livello emozionale, perché dobbiamo sempre ricordarci che la più grande difficoltà sarà quella di gestirla a livello emozionale nel caso di un blackout prolungato. Quindi cerchiamo di capire che cosa per ognuno di noi ci serve, poi analizzeremo ancora meglio questo aspetto. Dicevamo, nei confronti dell'esterno, avere i contanti, avere così, ma se dovessimo andare in difficoltà,
In che rapporti siamo con amici, parenti, vicini di casa? Siamo in una logica di scambio? Possiamo avere una relazione, o meglio, abbiamo creato una rete di relazione, di solidarietà, e va creata nel tempo, non è che la possiamo creare al momento. E altra cosa, evitiamo di sbandierare se accantoniamo scorte ingenti, evitiamo di sbandierarlo ai quattro venti perché se non ci sono buoni rapporti o se ci sono comunque persone opportuniste o altro, potrebbero approfittare del fatto che noi abbiamo accantonato scorte, ci siamo organizzati o altro e potrebbero approfittarsene. Altra cosa, abbiamo scorte di carburante perché le pompe di distribuzione, di erogazione del carburante potrebbero essere inattive. Altra cosa, i mezzi di trasporto potrebbero non funzionare, quindi se sono fuori servizio, cosa può succedere? Sono abituato ad andare a piedi, ho una bicicletta, sono abituato a spostarmi eventualmente con, non so, se devo andare a lavorare con degli strumenti di lavoro, sono attrezzato per portarli con me, perché andare con la macchina e mettere tutto quanto nel baule della macchina è semplice. Per portarli con me sono attrezzato in maniera efficiente e quant'altro. Altra cosa, i sistemi di informazione, se non andasse la TV, come posso avere comunque le notizie? Come posso tenermi aggiornato? Teniamo conto che avere una piccola radio di quelle che funzionano a batteria, hanno un costo limitatissimo, ci potrebbe tenere almeno aggiornati sulle notizie ordinarie, diciamo. Ma per le comunicazioni, se dovessero non funzionare i telefoni, cosa abbiamo a disposizione eventualmente? Teniamo conto che i cordless non funzioneranno, ma anche i telefoni, quelli di vecchia generazione, dovrebbero avere un attacco che non sempre è compatibile con quelli delle nostre abitazioni moderne. Quindi, cosa funziona, cosa non funziona? Abbiamo in casa un po' di batterie alternative e se dovessero funzionare i telefoni, ma non la corrente? Come possiamo ricaricarli? Abbiamo, non lo so, un power bank di riserva, abbiamo dei sistemi che possono essere ricaricabili a manovella, energia solare o altro? Ecco, sono domande che ognuno può affrontare e sentire cosa decide di tenere a disposizione. Altra cosa da tenere presente è che in caso di scollegamento dalla rete elettrica, anche semafori, sistemi di segnalazione elettronica nella viabilità stradale possono bloccarsi e quindi possono crearsi degli incidenti. Abbiamo informazioni su almeno il primo soccorso per situazioni di eventuali danni, disastri, catastrofi, eccetera. Anche questo può essere importante. Teniamo anche conto che possono bloccarsi gli ascensori. Abbiamo un minimo di informazioni su cosa possiamo dire a una persona bloccata in ascensore, per tranquillizzarla, per tenerla calma, eccetera. Altra cosa, potrebbe accadere che per diversi giorni non viene, portata via la spazzatura, quindi come posso gestire questo aspetto? Sono tutti, piccoli suggerimenti che poi ognuno va a valutare, a livello individuale, ma, è bene pensarci prima.
Altra cosa, in caso di disastri o comunque di emergenze così, abbiamo almeno scritti su carta i numeri degli ospedali, dei servizi di emergenza, dei servizi pubblici. Dovessimo poter telefonare, sappiamo a chi telefonare? Ecco, questi sono piccoli suggerimenti e cominciate a tenere non so, un block notice su cui prendete nota man mano delle cose che vanno tenute, eccetera, e block notice e penne è bene tenerli anche a disposizione in questa cassettina per le emergenze. Torneremo con altri audio su altri dettagli.